Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo test mod. Oggi sono qui per presentarvi questi magnifici New Holland che a quanto pare dovrebbero essere delle conversioni perché hanno alcuni piccoli difetti. Allora, l'M160, che è un Fiat Agri anche, l'M175 e l'M190. Come modello è lo stesso in tutti, come potete vedere, cambia il colore tra quello rosso e quello blu, mentre in quelli blu cambia la scritta, qua è gialla e qua è bianca. Allora, adesso proviamo questo che arriva ad aiutare l'altro Fiat che avevo già presentato, F115, scusate. Allora, come prezzo abbiamo questo che costa sui 60.000, l'altro 75 e quello più grande 90. Portano le trailerboard di ruote. Ecco, il difetto appunto è che non hanno gli specchietti. Sì, ci sono, ma non funzionano in pratica. E non hanno nemmeno Emblem Inc, purtroppo. Però hanno, aspettate, ecco il pannellino. E come potete vedere col tasto 8 del numpad si apre il vetro dietro. Cosa molto carina anche la scritta New Holland qua, aspettate. Ecco qua davanti, sui vetri, vedete? Allora, il numpad del tasto 7, la portiera, l'8 abbiamo detto il finestrino dietro, mentre il 9 la portiera a destra. Poi con il 6 si accendono le luci, quelle dietro, e con il 4 si toglie la parte qua davanti per il sollevatore. Sì, si potrebbe anche togliere. E vedete, quando si toglie questo, va sotto i piedi in pratica. Vedete, sotto i piedi che c'è, compare appunto il coso. Usciamolo lì dentro, poi col tasto 5, niente. No, invece sì. Si alzano, si abbassano qua il sollevatore anteriore. Lasciamolo su. Vedete, giù e su. Poi, mentre col tasto 4, vedete, aggiungete le trombe e le luci, che no, non funzionano, le lampeggianti sì invece, sentite il suono, ecco. Poi col tasto 5, le luci sopra, ecco, soltanto che io ho l'autotractor, mi apre anche questo, vedete, si sono accese le lucine sopra. Mentre col tasto 7 aggiungete queste ruote che sono state messe soltanto per bellezza, perché se andate a vedere qua, metti che vedete, non c'è la collision, appunto sono per bellezza, sono anche diverse. Questa cosa qua potevano anche non metterla, a mio parere, perché vedete, faccio vedere con F5, non c'è proprio la collision. Adesso mi stavo anche laggando, vabbè. Stessa cosa anche per gli altri trattori. Allora, adesso chiudiamo un po' di cose, togliamo queste ruote che non mi piacciono proprio. Comunque sono degli ottimi trattori. Ah, ecco l'altra cosa, che non c'è il dirt, purtroppo non c'è, vedete, il tachimetro funziona, sbanda forse un po', anche tanto. Quello di prima non ho notato che sbandava così. Ah, poi un'altra cosa, non ha l'entrasolco, però non tutti i trattori lo hanno, quindi si sbandano un po' tanto, proprio proprio tanto. Comunque potete vedere, sono veramente simili. È stata cambiata soltanto la colorazione del, in questo caso, colorazione del trattore, la parte blu è diventata rossa. In altro caso, soltanto la scritta. È stato aggiunto TM190. Poi, andiamo su questo.
dovrebbe sbandare perché il modello è lo stesso, eh. Ecco, sì. Guardate, fa un giro su se stesso e vabbè. Capita. Questo qua, la potenza non l'ho notato, ma mi sa che sarà la stessa. Aspettate che ci prendiamo un coltivatore Vadelstad, ecco. Andiamo a testare la potenza tra il 190 e il 160. Perché se è uguale, è un po' inutile farne tre. Se riesco a collegarlo, ecco. E la cosa del tilt è proprio brutta perché stava proprio bene, sarebbe stato bene. E anche gli specchietti, dai. Comunque il modello è veramente ottimo. Bisogna riguardare un po' la fisica del mezzo, però, perché come vedete spanda troppo. Ci vorrebbe proprio una zavorra. Qua adesso ci passa. Sì, ok. L'altro l'ho messo lì. Adesso andiamo a vedere un po'. Ma sicuramente sono uguali. E se non esce. Se riesce a prenderlo, magari mi fa un piacere. Allora. Facciamolo partire da qua, mentre prendiamo questo. Ecco, vedete, niente dirt. L'ho usato un bel po'. Vedete, il Vaderstad si è sporcato, invece il trattore no. Ma comunque funzionano anche le luci. Adesso cercherò di metterli qua vicini. Guardate che non l'ho neanche accesa. No. Mannaggia te. Come vedete è partito un po' dopo. Aspettate. Ok, questo va a 13. Se metto l'automatico però va. Andiamo un po' così. Se vado da solo arriva fino a 12-13 anche. Ok, mentre se metto l'automatico va più lento. Mentre se questo va ancora 12-13 allora c'è qualche problema. Ah, ecco, vedete la potenza ne ha proprio un po' di meno. No, arriva 12-13, quindi non c'entra niente, sono proprio uguali, solo ritesturizzate. Comunque ci vogliono dei bei mezzi tipo questi. Allora adesso chiudiamo così. Ecco. Bene. Spero che questo test mod vi sia piaciuto, noi ci troviamo in un prossimo video, magari anche un film video. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima, ciao ciao!